Buongiorno a tutti, eccomi qui con un nuovo video ed è il video del mio secondo parto, dove vi racconto tutto quello che ho vissuto nel prima, durante e dopo il parto di Bianca, la mia seconda figlia. Bianca è nata lo scorso 18 ottobre 2022 alle 5:38 del mattino. E invece Lucia, ed è qui accanto a me, adesso è un po' sveglia, stiamo già cambiando i ritmi, oggi è 21 novembre e piano piano ovviamente dorme meno. Il 18 ottobre alle 5:38, se vi ricordate, no, non credo, Lucia è nata alle 15:38 e mi piace questa uguaglianza di numeri. Allora, cosa dire? Tante cose. Voglio innanzitutto rassicurare tutte le mamme all'ascolto. Io ho visto nella mia attesa una marea di video sui vari parti, sperando di essere pronte, preparate, captare informazioni. E io che avevo già vissuto comunque un'esperienza di parto, posso dire che non si è mai pronti all'esperienza, cioè si ha sempre il timore che possa capitare qualcosa, che non si sia all'altezza di ciò che accade. E la mia è stata un'esperienza estremamente positiva ed ho un bellissimo ricordo. Ero molto più presente in questo secondo parto rispetto al primo. Allora, cosa c'è da dire? Innanzitutto, ho partorito a 39 più 0. In realtà, avrei partorito a 40 più 0. Però, siccome la prima ecografia che fece a febbraio, la ginecologa, siccome io non sono per niente regolare, con il ciclo mi ha ridatato posticipandomi di una settimana. Se non me l'avesse ridatato, io avrei partorito a 40 più 0. Va bene, tralasciamo questo. Comunque, è una gravidanza a termine. Vi ho raccontato in diversi video quello che ho vissuto durante questa gravidanza, quindi è stata molto, molto sentita. Sul finire, io già nei primi di ottobre comincio a perdere un po' di tappo mucoso, cosa che non era capitata con la gravidanza di Lucia. In più sentivo un dolore fortissimo sotto il seno e percepivo che lei fosse molto molto lunga e in più, diciamo, gli ultimi 2 mesi sicuro ho dormito proprio seduta, seduta perché non... Appena mi mettevo in una posizione che Bianca non gradiva, lei mi scalciava, si muoveva tantissimo, non mi permetteva proprio di riposare. Dicevo, tappo mucoso, dormire seduta e pensare di partorire sempre che ogni giorno fosse quello buono da ottobre in poi, io avevo il termine il 25 ottobre. E perché in ogni ecografia mi dicevano che Bianca fosse grande, e in più ad agosto, nell'ecografia di agosto, il ginecologo mi ha messo a dieta perché, ma non per me, che non prendevo tanti chili, ma è la bambina che era molto grande, anche se poi con i vari impegni in realtà è nata soltanto 2 etti meno di Lucy. Però nella gravidanza di Lucia avevo il diabete gestazionale, anche quello ho condiviso con voi. E arriviamo alla sera del 17 ottobre. Io il 17 ottobre abbiamo una cena, insomma, in famiglia, andiamo a casa di questi parenti e tutti mi dicevano: mamma mia, che pancia bassa! E tutti mi dicevano che avevo un viso particolare, uno sguardo particolare. E niente, terminiamo questa cena verso le 10 di sera, torniamo a casa, si addormenta la Lucy, ci mettiamo a letto in cabriolet, le mettiamo per le 11. Ma addormento,
e alle 2:30 del mattino comincio mi sveglio all'improvviso, ma non sentivo dolore, sentivo freddo, evidentemente ho avuto comunque una sensazione e dico, ma che cos'è? Sentivo un po' di mal di pancia, ma niente di più. Mi alzo, vado al bagno, ritorno a letto, cerco di riaddormentarmi, non ci riesco e quindi verso le 3 mi alzo definitivamente e percepisco una contrazione, ma forte, cioè per essere la prima del travaglio, molto forte. Poi passano 20 minuti, ho un'altra, dico, alt, alle 3:30 sveglio Gabriele. Sveglio Gabriele e dico, ci siamo. Lui è tutto contento, anche perché il 7 ottobre io avevo avuto di sera, per 2 ore, in maniera non regolare, un forte mal di pancia. Pensavamo, che fosse arrivato il momento, già il 7 ottobre. Ora, quando gli ho detto ci siamo, era contento, aveva lo sguardo felice. E alle 3:30 mio marito chiama mia suocera perché Lucia dormiva e c'era bisogno che qualcuno restasse a casa. E io continuo a sentire i dolori in maniera fortissima, fortissima, fortissima. Non riuscivo a concentrarmi al momento della contrazione, quindi capivo che era il travaglio attivo, non era il travaglio, non erano i prodromi, perché io con Lucia avevo avuto il primo dolore alle 8 del mattino ed era stata una cosa graduale, ero arrivata in ospedale all'1 e poi alle 3 ho partorito. E qua invece subito è partita fortissima. Mia suocera arriva a casa nostra, mettiamo alle 4, 4 e 10. Noi arriviamo in ospedale 4:20 e ricordo proprio che quando entrò mia suocera dentro casa io ero piegata in due, non sono riuscita a proferire parola e Gabriele mi fa, però ti devi concentrare, se no in ospedale non ci arriviamo. Allora mi alzo, riusciamo a prendere l'ascensore e sotto c'era mio suocero. Un ricordo dolcissimo perché lui mi voleva parlare. In quel momento salutare, ma io non avevo proprio la forza. E quindi salgo in macchina, arriviamo in ospedale velocissimo, l'ospedale è molto vicino casa. E ricordo che Gabri parcheggia, io scendo, dico beh, vado intanto, entro dentro per andare a ginecologia subito, diciamo l'ambulatorio ginecologico senza passare per il pronto soccorso perché le partorienti vanno direttamente su e mi accascio per terra e dico a Gabriele di chiamare l'ascensore per le gestanti. Perché dico di chiamarlo prima di mettermi in piedi? Perché è capitato spesse volte che in ospedale io stessi in piedi ad aspettare quell'ascensore tantissimo e io già nella mia testa dico se resto in piedi non ce la faccio, ormai sto per terra, quando arriva l'ascensore mi alzo. Invece l'ascensore arriva subito e arriviamo all'ambulatorio ostetrico e poi dove c'è la sala travaglio, sala parto. Mi visita l'ostetrica e ci siamo, mi dice ci siamo, dobbiamo partorire, ero già a dilatazione completa. Quindi che succede? Loro vogliono riempire, riempono la cartella. Il dolore era troppo forte, quindi io mi accascio per terra, resto in ginocchio per terra davanti alla scrivania mentre loro compilano. Era un'ostetrica e un'infermiera. Quello è l'aspetto che meno mi è piaciuto. Dopodiché mi portano alla sala travaglio e io comincio a non ragionare perché mi mettono il tracciato. Il dolore era fortissimo. Non respiravo bene, mi tappavo il naso, ero andata in confusione. Infatti, quando poi l'infermiera mi ha detto: se tu ti tappi il naso, non mandi l'ossigeno alla bambina. Dopo mi portano in sala parto e lì io
Io, siccome era notte fonda, perché era ormai, no, era mattino, perché in sala parto arrivo alle 5, c'erano due ginecologi, due ostetriche e due infermiere, tutto il turno lì davanti a me, perché non c'era nessun'altra partoriente, nessun altro tracciato, ero solo io. E l'ostetrica che mi ha preso in carico, quella che poi mi ha fatto partorire, era molto poco empatica, cioè restava molto fredda nella, ecco il nasino di Bianca, nel suo mestiere, quindi stava in piedi, rigida, mi controllava davanti, però non partecipava molto alla mia confusione mentale, alla mia paura, perché io dicevo no, non ce la posso fare, il dolore era troppo forte, pensavo di non potercela fare. Dico, ma non può uscire! E poi urlavo tantissimo, tant'è che tutti mi hanno detto, oh, che tenore! Però mi dicevano non urlare, non urlare, perché se urli ti concentri, diciamo, sulla voce e non sulla spinta. Ma in realtà a me la voce, l'urlo dava molta forza, energia, mi dava ritmo. Così era successo anche col primo parto. E mi dispiaceva che mi dicessero di non urlare. Però fatto sta che poi alla spinta finale, considerate che è tutto stato velocissimo. Dalle 5 del mattino alle 5:38 è nata, nonostante l'ostetrica poco empatica, poi però ne viene un'altra di ostetrica che si avvicina a me, che mi tiene la mano, di Roma tra l'altro, e lei mi ha svoltato. Perché lei mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che ce l'avrei fatta, e dice, perché io insistevo, dico no, apritemi, non ce la posso fare. E lei mi dice, se mi dai 10.000 euro, se dai 10.000 euro a testa, ti facciamo il cesareo, così non soffri. E insomma, mi ha fatto l'ironia, ma fatto scattare qualcosa in testa, e sul finire ho sentito proprio un fuoco. E del passaggio della testa di Bianca, e mi avevano detto alzati così vedi la testa, come se ti dai più forza, no? Ma non ce l'ho fatta, ma in quel momento ti senti invincibile. Ho fatto l'ultima spinta urlando a più non posso, e alle 5:38 è nata, e ero di una felicità indescrivibile. E chiamano Gabriele, che nel mentre era fuori ad attendere, e mi dicono che mi avrebbero dato un punto perché mi ero lacerata. Dice: guarda, potrei non dartelo, ma è meglio così, non ti faccio l'anestesia. Quindi mi mettono questo punto e prendo Bianca su di me, e dicono a Gabriele di andare nella stanza accanto, che la puericultrice l'avrebbe pesata, no? Sistemata. E però mi alzo anche io con la flebo e vado all'istante, quindi 4 minuti dopo vado nella stanza accanto. Infatti Gabri mi vede in piedi e dice, ma che ci fai qua? Dico, vengo a vedere Bianca. Pesava 3,8 kg, lunga 53 cm, una gioia infinita. Dopodiché mi mettono in una saletta, sempre con Bianca vicino, poi ci portano su al reparto, una stanza solo singola con il bagno in camera. Lì ho deciso di non avere nessuno per le notti e ho trascorso le 2 giornate più belle della mia vita, tra le più belle. E insieme a Bianca, in quel momento l'ho attaccata al seno, quindi almeno ha preso il colostro, sono state delle giornate fantastiche. Lei è estremamente serena, e Gabri è potuto venire ogni giorno, un'ora, dalle 14 alle 15. Era una stanza luminosa, mi sono sentita proprio in pace.
Il mio pensiero era ovviamente per Lucia. Mi hanno fatto vedere il video di quando poi Gabri è tornato a casa. Lei ancora dormiva perché Gabri è tornato a casa alle 7 ed è stata felice, emozionata. Ogni giorno poi facevamo la videochiamata. Lei un po' era all'inizio estremamente felice, il giorno dopo già cominciava a porsi qualche domandina. E vabbè, poi vi racconto anche come può aver reagito in questo mese passato. E basta, quindi spero che questo racconto dia forza a chi deve affrontare il parto. Si supera tutto, uno pensa di non farcela, ma ce la facciamo a fare tutto ed è estremamente naturale. Fate quello che vi sentite, anche se non rientra nella libretta o nel manuale di istruzione, se voi sentite di urlare, urlate, seguite il vostro corpo e andrà tutto bene. Io per ora vi mando un bacio, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così ogni video vi arriverà la notifica e noi ci vediamo alla prossima.